Ma non è passato poi tanto tempo da quando sono stata a trovarvi per festeggiare i due giovani leoni, categoria film. Insomma, mi è sembrato carino ritornare, visto che voi non c'eravate, per fare due chiacchiere con voi, che nel 2012 proprio alzavate il leone vero, no? In quel di Cannes, e che oggi siete direttori creativi esecutivi qui in Dude, tra l'altro un'agenzia che mi sembra un'agenzia, una realtà, come la voi chiamate, ADV Hybrid, che mi sembra dare decenti soddisfazioni, anzi più che decenti, ottime. Sì, grande periodo di soddisfazioni, ovviamente hai visto i due ragazzi, che c'è stato questo passaggio di testimone 3 anni fa esatti. Eravamo noi al loro posto, abbiamo vinto in Italia e poi siamo andati a Cannes a fare il nostro lavoro, e quindi è ancora più un motto di orgoglio ancora più grande, perché c'è stato proprio, ci sentiamo proprio come i nostri figli che proseguono il cammino. Ecco, ma conta, insomma, poi uno se lo porta dietro a questa vittoria. Ma io penso che sia più una questione di quanto definisce le tue ambizioni o le aspettative che hai nei confronti del tuo lavoro, nel senso che trovarsi a Cannes è sempre un'esperienza molto, ti rende più umile, ti mette in prospettiva quello che vuoi fare o quello che sei capace a fare. E quindi in questo senso io mi ricordo l'anno che noi siamo stati a Cannes, siamo tornati molto, da una parte molto messi in prospettiva, nel senso ti trovi di fronte veramente a gente che questo lavoro lo fa 10-100 volte meglio di noi, però dall'altra anche con una voglia di provare a raggiungere quei benchmark, quei livelli rinnovata. E quindi spero che i ragazzi tornino da Cannes con la stessa voglia che avevamo noi, perché sicuramente ci fa comodo qua con tutto il lavoro che c'è da fare. Anche perché, ecco, parlando anche con Matteo, che insomma ha avuto tutti i lavori sotto mano, no? E tra l'altro applaudendo in particolar modo ai Roger, quindi ai ragazzi che sono nelle scuole, mi diceva che era anni che, cioè anzi forse da mai si vedeva in Italia dei lavori così all'altezza del confronto internazionale. Quindi anche, insomma, per le agenzie, per chi lavora, probabilmente si sta alzando l'asticella qualitativa pro mercato. Sì, noi ovviamente lo speriamo, e nello specifico nei Giovani Leoni si è proprio visto io parlo dal 2012, che è stato l'anno in cui c'è stato il cambio di regolamento, per cui venivano date 24 ore oppure 48 a seconda se era il film per lavorare. È stato proprio un salto qualitativo di anno in anno, e lo dico a scapito mio perché noi abbiamo vinto il primo anno nel 2012, quindi Era stato più è facile, stato il più come le facile. nuove maturità, insomma. Esatto. E poi l'abbiamo visto migliorare di anno in anno, insomma. In agenzia, cioè sta cambiando proprio la consapevolezza anche dei clienti, quello che vi chiedono, la voglia di andare un po' oltre? Ma noi abbiamo la fortuna, quindi non so se il nostro punto di vista sul mercato è quello di tutte le altre agenzie. Noi abbiamo la fortuna di avere un ruolo per adesso, in questo che è l'anno un po' della ripartenza di Dude, del nuovo sistema, in cui i clienti ci chiamano spesso e volentieri per progetti, chiamiamoli speciali, chiamiamoli particolari, quindi in cui veniamo visti, a torto o a ragione, io spero a ragione, come un player diverso sul mercato, che appunto per la natura ibrida che abbiamo, per le differenti professionalità che abbiamo internalizzato, possiamo portare qualcosa che va al di là del classico pensiero strategico o della classica idea. Poi ci troviamo spesso a fare anche il lavoro classico da agenzie. Quindi in questo senso questo cambiamento noi lo vediamo abbastanza. Certo, una cosa è vedere l'aumento dell'alzarsi della dell'asticella su quelli che sono i lavori dei giovani creativi per una competizione come gli Young Lions, una cosa è vedere quello stesso cambiamento lato cliente, dove spesso non è altrettanto veloce sicuramente, e poi si scontra anche con delle realtà che non hanno nulla a che vedere con la creatività, però noi ci proviamo, insomma. Insomma, guardare i vostri lavori, Widiba, ma anche, vabbè, ultimamente Sergio Tacchini, abbiamo visto anche la nuova Smart Cam, per Mediaset Premium, Red Bull, Diadora. Insomma, non mi sembra che proprio si stia così nei binari. No, infatti, come diceva Livio, noi abbiamo la fortuna anche di variare molto, perché avendo, come dire, vari clienti con cui collaboriamo in maniera magari non continuativa, però in maniera continuativa, ma magari non sul day by day, ti permette di fare tipi di lavori molto diversi fra di loro e lavorare su clienti che magari proprio cambiano dal giorno alla notte. Quindi da Widiba a Red Bull c'è C'è un un mondo di mondo. mezzo. E nuove cose? Cioè avete qualche novità da anticiparci? Ma allora, sicuramente stiamo iniziando a
essere chiamati in gara su clienti o su progetti molto interessanti, e stiamo facendo il nostro meglio per portarci a casa dei progetti di livello. Devo dire che in generale, senza spoilerare nomi precisi, però ultimamente ci stiamo trovando al tavolo con dei clienti che, per essere un'agenzia comunque neonata, perché come agenzia ibrida casa di produzione siamo effettivamente, abbiamo 6 mesi ufficialmente sulle spalle, è una bella soddisfazione, perché sono clienti di livello su cui, appunto, come diceva Lorenzo, non c'è quell'impegno quotidiano di dover fare magari la parte più, tra virgolette, noiosa, tra virgolette, classica del nostro lavoro, ma possiamo permetterci veramente di concentrarci su delle esigenze specifiche, su progetti più particolari. E quindi penso che nei prossimi mesi abbiamo almeno due o tre brand molto interessanti su cui stiamo lavorando, che spero si trasformeranno in progetti altrettanto interessanti. Ma siete d'accordo sul fatto, insomma, che si dice che oggi finalmente il creativo lo è veramente, perché la comunicazione non è più solo, appunto, il 30 secondi o la pagina stampa, ma è qualcosa che va oltre, ma che si inserisce anche nella vita del consumatore, che dà dei servizi, che fa del bene, insomma, che rende la sua vita migliore in qualche maniera? Sì, è una delle tante sfide che ci troviamo ad affrontare con i nostri clienti, e in generale i limiti del nostro lavoro si sono molto espansi negli ultimi anni, e gli sforzi anche creativi sono aumentati. Per noi è una fortuna, perché non siamo mai stati, diciamo, troppo a nostro agio nei confini classici del 30 secondi piuttosto che della stampa. È un qualcosa in cui noi di solito guardiamo un po' all'estero per capire cosa succede, sapendo che presto o tardi succederà anche da noi. Quindi la nascita dei brand cosiddetti partecipativi o conversazionali è un tipo di esigenza che hanno molti dei nostri clienti, e che di fatto si traduce nel trovare idee che non sono più rilevanti da un punto di vista solo creativo, ma che sono rilevanti da un punto di vista sociale, culturale, di quotidianità. E non è una cosa semplice, insomma. In pratica ci divertiamo molto di più adesso noi, sì, assolutamente. Siamo molto più a nostro agio. E connesso a tutto ciò, insomma, Dude dove va? Quali sono le prossime evoluzioni, i prossimi step, i prossimi traguardi? Noi in questo senso non ci diamo molti limiti, nel senso che, appunto, lavorando sulle idee, pensiamo che le idee in generale per un brand possano essere di qualunque tipo. In questo periodo, per esempio, abbiamo strutturato una divisione interna, chiamiamola così, anche se poi più che una divisione è semplicemente un altro pezzettino che lavora insieme a tutti, dedicata proprio alla produzione di contenuti. Ne è testimonianza uno dei primi lavori che abbiamo fatto in collaborazione con la F, che è un documentario, uno speciale di un'ora su The Producers, che è una realtà musicale molto interessante, e da quello stiamo lavorando su tutta una serie di format che si ispirano più al linguaggio televisivo, che spesso può anche non vivere, diciamo, di un brand, non necessariamente, cioè è il branded content che a volte nasce ancora prima del brand. A volte nasce in collaborazione con i nostri clienti, e lo facciamo sempre attraverso delle professionalità dedicate. Non è che, quello che dico sempre io, un copywriter non scrive un format televisivo, un copywriter non scrive una puntata o un documentario, abbiamo un autore che lo fa al posto nostro, e con cui lavoriamo ovviamente a stretto contatto per portare delle esigenze di brand all'interno di quel contenuto. Però non è un altro dei vantaggi, diciamo, di nascere come una realtà ibrida.